Il calcio è fatto di dettagli e il margine tra vittoria e sconfitta è davvero, davvero sottile. Ecco, oggi a fare la differenza probabilmente saranno le piccole cose, l'atteggiamento, la capacità di sfruttare ogni singolo istante della gara. Per andare avanti serve la massima concentrazione. E vediamo allora quale delle due squadre avrà i nervi più saldi. Lo Spotify Camp Nou in tutto il suo splendore. Come di consueto, ad accogliere le squadre in campo c'è un fantastico mare blaugrana. Un caloroso benvenuto da Barcellona e da uno degli stadi più incredibili del mondo. La partita è già cominciata. Barcellona e Barcellona. Mamma mia, che regalo! Ha calciato forte. Dunque, rimessa laterale. Che giocata in dribbling! Bella parata di Ter Stegen! Istinto e tecnica! Che parata! Qui ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Guadagnano un tiro dalla bandierina, il primo assoluto del match. Pericolo! Ha provato a tirare subito, ma non ha trovato la rete. Stop e tiro tutto in un attimo. Se lascia un giocatore così tempo di pensare, il pericolo è assicurato. Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia. Lewandowski. La gioca in avanti, in verticale. La calcia lunga nel corridoio di destra. A quanto pare le prime conclusioni sono a senso unico. Non ci hanno messo molto a trovare il giusto ritmo. Hanno preso subito in mano le redini della gara e cercheranno di costruire da lì. Allarga il gioco a destra. Cerca spazi in avanti. Lamine Yamal. Dani Olmo. Bella apertura. Nessun gol finora. Cercano la ripartenza rapida. Può essere veramente pericolosa. Gavi. Lamine Yamal. Cerca la traccia in profondità. Gavi. Scodella il cross. Non va certo per il sottile e l'allontana. Intervento tempestivo della difesa che evita così dei guai. Gavi. Luca, secondo te chi può fare la differenza oggi? Sarà interessante, Fabio, vedere che tipo di sfida costituirà il reparto offensivo. Il Barcellona al calcio di punizione. Arriva il direttore di gara, vediamo cosa decide. Scatta la munizione, prevedibile. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Pedri! Eh no, il tiro manca clamorosamente il bersaglio. Hanno avuto meno occasioni degli avversari e ci hanno provato così. Forse è meglio avvicinarsi un po' di più. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Stanno giocando con una concentrazione sovrumana là dietro. Alejandro Balde. Pedri. Scodella in avanti. Gavi. Koundé. Gavi. Ecco Lewandowski. Lamine Yamal. La gioca in avanti con un filtrante. Effetto al cross. Sale in cielo e va di testa. Fuori di poco, sfortunati qui. Era un'occasione ghiotta, Fabio. Non ha trovato la porta, ma la difesa avversaria ha avuto un brivido. Libera il compagno. Attento! Splendida reazione del portiere! E c'è il gol del Barcellona.
e segnano il primo gol dell'incontro. Ci ha provato a pararle tutte il portiere, qui proprio non ha colpe. Si è fatto trovare pronto, ha intuito che il portiere non sarebbe riuscito a trattenere il pallone. Il Barcellona sblocca il risultato, 1-0. Si sono impegnati e hanno trovato il vantaggio. Ora devono evitare la rimonta degli avversari. Si allunga e trova la palla. Cerca cross. Palla filtrante per Lewandowski. Pedri. È vero, sono in svantaggio di un gol, ma l'intervallo non è lontano. A volte è meglio non correre rischi e parlare negli spogliatoi. Resta in piedi e se ne va, di forza. Questi sono i duelli che ci fanno amare il calcio. Botta e risposta tra bella iniziativa offensiva e la giusta contromisura. Lewandowski. Lamine Yamal. L'azione era partita bene, non sono riusciti ad arrivare in area però. Ci mette lo zampino e riconquista la sfera. Sulla destra. Sbaglia il passaggio, mal calibrato. Si sbarazza dell'avversario. Pregevole tentativo di dribbling, è arrivata però una chiusura fantastica. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Anticipa bene, intercetta la rimessa. Sono finiti i primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso. E ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Una gara tutto sommato divertente e piacevole. Il primo tempo ha regalato qualche emozione e un solo momento significativo che coincide con l'unico gol fin qui messo a referto. Mi sembra che manchi loro un po' di cattiveria, specialmente nel reparto offensivo. Non sarei sorpreso di vedere un paio di cambi nel secondo tempo. Nemmeno il tempo di concludere l'analisi e siamo già nel secondo tempo. Beh, quel che è fatto, non devono pensare al primo tempo, ma concentrarsi sui restanti 45 minuti per rimediare. Ora devono prendersi qualche rischio, attaccare con più uomini, non hanno altra scelta. Si ferma qui la manovra. Alejandro Baldé ci prova con un pallone profondo. Ferran prova a salire in aria. Un palo clamoroso! Bel rete! Ora doppio vantaggio per loro. Istinto da predatore. Raccoglie la palla vagante in sacca. Che reazione! Ha letto la situazione e anticipato la traiettoria del pallone, arrivando prima di tutti. La gara sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo gol. Con questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. Serve ritmo e velocità per giocare subito in transizione. Lewandowski. Non è facile tornare in campo con una situazione di svantaggio così pesante. Però se hanno qualche speranza di rimettere in piedi questa partita lo devono... L'arbitro indica il dischetto, sarà calcio di rigore. Sicuramente non era in programma ma niente da fare, vanno dagli 11 metri. Potrebbero prendere il largo. Ma che opportunità sprecata! Il rigorista ha sprecato una grandissima occasione. Ottimo senso della posizione, pericolo sventato. Gavi. Lewandowski. Ha preferito andare sul sicuro. La riprendo immediatamente. 47 spettatori. 15 minuti nel secondo tempo. Lungo passaggio in avanti. Palla giocata a centro area. Cross deviato dal difensore, corner. Se va a giocare a cavo un cambio di giocatore. Cercherà il compagno meglio piazzato, vediamo come va a finire. Prova a tirare. La mette in area. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. Palla buttata via, peccato. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione.
Dani Olmo. La difesa spezza questa azione personale molto pericolosa. Dani Olmo! E pallone che termina largo, non di molto. Questo è un gran bel tiro. Credo che il portiere non ci sarebbe mai arrivato. Passaggio sulla destra. Lamine Yamal. Ha spazio per affondare. Ci mette il piede, conquista la sfera. Dani Olmo. Araujo. La tua opinione su quanto visto finora, Luca? Da quel che si vede in campo, difficilmente questa partita cambierà il suo corso. È un'occasione. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Si è lasciato ingolosire dall'opportunità di calciare, ma forse avrebbe fatto meglio a servire i compagni. Una retroguardia di nuovo molto attenta. Allontana il pericolo. Rovina la festa agli avversari intercettando il pallone. Gavi. Apre il gioco sulla destra. Tanto spazio a disposizione sulla fascia. Decide di allontanarla. Dani Olmo. Frankie de Jong. Cerca la fondo sulla sinistra. Gavi. Riesce ad allontanare. Dani Olmo. Pressing asfissiante, l'arbitro non fischia e riesce a spazzarla via. Alejandro Balde si mette in mezzo e sventa i piani degli avversari. Koundé, possesso di palla prolungato per amministrare il vantaggio. Dani Olmo la gioca sulla destra. Lamine Yamal. Prova a calciare. Una conclusione che non impensierisce il portiere. L'allenatore decide che è il momento di inserire forze fresche. Ferran Torres prova ad allargare. E l'idea era quella giusta, l'esecuzione decisamente no. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Araujo. La lavagna luminosa indica che sono tre i minuti da recuperare. Alejandro Balde va alla ricerca di un compagno davanti. Pallone, deviazione di testa. Eccola la rete. 3 gol di vantaggio. Si spegne la luce per gli avversari. Un grande colpo di testa, colpito perfetto. Il direttore di gara fischia 3 volte, è finita. È andata nel peggiore dei modi possibili. Una